noi e grazie perché anche in questo momento hai trovato del tempo da dedicare a tutti gli allenatori. Speriamo, grazie, grazie mille, grazie a voi. www.coachfactor.it, il primo podcast italiano per allenatori, creato da allenatori. Simone Mencaccini. L'ultima domanda, la terza, mettiti un po' nei panni di noi allenatori, abbiamo 2 o 3 allenamenti a settimana di 1 ora e mezza, dobbiamo allenare la nostra squadra, dedichiamo una parte alla parte fisica, non la dedichiamo, se la dedichiamo che cosa ci puoi consigliare, che cosa fare in queste condizioni di lavoro? Dunque, sì, allora diciamo che la realtà di questa che hai appena accennato è molto frequente. Quest'anno collaboro con diverse squadre che fanno allenamenti, diciamo 3 allenamenti a settimana. Logicamente bisogna ottimizzare i tempi. Ora, per ottimizzare i tempi, logicamente facciamo in questo modo: sfruttiamo il riscaldamento per fare qualcosa di utile, quindi può essere sfruttarlo dal punto di vista fisico per fare un'attivazione in cui inserisco esercizi di prevenzione e lo posso abbinare a circuito ad esercizi che riguardano fondamentali senza salto, come può essere l'alzata a copertura, oppure come può essere un circuito dove ci sono lanci e restrizioni. Quindi magari faccio 4 stazioni. Due sono per, diciamo, l'attivazione fisica, dove posso inserire esercizi per la core stability, esercizi di balance ad una gamba, e nelle altre 2 stazioni posso inserire un giorno esercizi per l'alzata, che magari l'alzata poi non so adesso, però forse alzata non di alzatori, ma alzata di parte di tutti gli altri atleti, quindi centrali, liberi, che può essere un aspetto importante, magari non si ha il tempo con così pochi allenamenti da sfruttare. Essendo un'attività a bassa intensità, la posso già proporre all'inizio dell'allenamento, anche se magari non sono poi così caldo, perché comunque oltre all'alzato faccio seguire la palla, quindi c'è una corsa dietro la palla, e diciamo c'è un innalzamento della temperatura attraverso queste andature tecniche in cui vado a sfruttare il poco tempo a disposizione per allenare qualcosa di utile, insomma, abbinato a dei circuiti dove posso proporre dei lavori di forza, posso proporre lavori di prevenzione per la spalla, circuiti da 3 minuti. La squadra è divisa in gruppi a rotazione. Se faccio 4 gruppi in 12 minuti, diciamo che ottengo sia l'obiettivo tecnico di curare magari un fondamentale poco allenato, sia quello fisico di attivare la squadra e soprattutto fare una prevenzione a livello di infortuni che magari non ho il tempo di fare. Quindi praticamente sono 15-18 minuti di lavoro. Sì, anche di meno, anche di meno. Diciamo che posso fare 4 gruppi, due gruppi fanno lavoro fisico, 2 gruppi fanno lavoro di alzata su 2 campi per 3 minuti. Logicamente i 2 gruppi del lavoro fisico li do obiettivi diversi, magari uno lo faccio lavorare sulla core stability, un altro lo faccio lavorare sul lavoro con gli elastici per le spalle, per magari i muscoli scapolari. Faccio le 4 stazioni da 3 minuti, vengono 12 minuti in cui sono attivato, sono caldo e ho fatto già 6 minuti di lavoro Tecnico, con la palla. assolutamente, assolutamente. Simo, grazie davvero, veramente molto molto preciso e soprattutto credo che siano consigli pratici e utili che i nostri ascoltatori possono mettere in palestra già da oggi. L'ultima domanda è la domanda bonus, esiste un consiglio su qualcosa che non dobbiamo mai fare? Allora, altra domanda da 1 milione di dollari, però sì, secondo me sì. Mi ha bruciato la domanda Ivan, perché sì, il discorso degli addominali, secondo me bisogna un attimino fare uno step
e ragionare su cosa funziona, a cosa servono gli addominali. E quindi, senza ritornare sull'argomento, il crunch fondamentalmente per un giocatore di pallavolo, ma in generale secondo me non dà la stabilità alla colonna, per cui l'obiettivo degli addominali è dato. Quindi fondamentalmente il crunch, oltre al rischio di infortuni, porta in cifosi il giocatore. Già abbiamo giocatori abbastanza cifotici, vado ad enfatizzare un movimento che proprio non ne ho bisogno, anzi dovrei fare proprio l'esatto contrario. E una cosa che io cerco di migliorare da questo punto di vista, soprattutto culturalmente, è il discorso del riscaldamento. Perché? Perché il riscaldamento, come ti dicevo prima, secondo me deve essere, devo ottimizzare i tempi. Per ottimizzare i tempi bisogna che sfrutto al massimo tutti i tempi che ho a disposizione. Allora, se io uso di solito 10-15 minuti per fare riscaldamento, ma il riscaldamento è il classico riscaldamento che vediamo fare ancora in Serie A purtroppo, di stretching a terra, fondamentalmente siamo rimasti un po' alla prima guerra mondiale dal punto di vista metodologico. Assolutamente, io devo attivare il giocatore. Se devo prendere riscaldamento di un allenamento, bisogna che in quei 10 minuti sfrutto al massimo il tempo per cercare di dare supporto al fisico per affrontare l'allenamento tecnico. Quindi può essere un riscaldamento tecnico specifico, cioè in base fondamentale che andrò fatto dopo, o in squadre, diciamo, di medio livello, che hanno solo 3 allenamenti a settimana e poco tempo da dedicare al lavoro fisico, io bisogna che sfrutto quel tempo per fare assolutamente dei lavori di attivazione, dei lavori di prevenzione, che fondamentalmente si possono distinguere in 3 settori. Spalla, assolutamente la spalla ha bisogno di tanto lavoro per rinforzare i muscoli scapolari, che sono sempre deboli in tutti i giocatori, soprattutto le ragazze, e il core, quindi dare stabilità al core, che mi permette comunque di trasmettere le forze dagli arti inferiori agli arti superiori e mi permette di avere una solidità nel corpo, e il discorso di ginocchia, caviglie, proprio per il discorso di infortuni. Capitano spesso infortuni ai crociati, di solito sono infortuni, anzi sempre sono infortuni traumatici, però io quello che mi dico, io non posso prevenire un infortunio traumatico, però ho fatto di tutto per cercare di prevenirlo, quindi il mio obiettivo è provare a ridurre, lavorare tanto sul discorso di allineamento anche a ginocchio piede, nella ricaduta dei salti. Quindi il percorso è lungo, ma posso cominciare da semplici esercizi monopodalici con la gamba non supportata, quindi mi trovo in condizione di equilibrio, fare sopra uno step di 30 cm, una discesa, toccare la gamba che non è appoggiata per terra, quindi è un mini squat di 100-120 gradi, in cui l'enfasi non è tanto la forza, ma è la stabilizzazione del tenere il ginocchio in asse con il piede. Quindi io lo chiamo lo step laterale, ma può essere fatto in altri modi, in cui l'obiettivo è la stabilizzazione. Logicamente questo è un esercizio che mi lavora molto sugli stabilizzatori e mi lavora un po' di meno sui muscoli motori del movimento, quindi non mi incrementa la prestazione, ma mi dà tanto in miglioramento della stabilità. E di conseguenza, insomma, della prevenzione dagli infortuni. Esatto, quindi se tu prendi squadre, come ti facevo prima, di tutti i livelli, ma se prendiamo una squadra di 13 anni, c'è questa instabilità a livello di ginocchio veramente incredibile, dovuta al fatto che comunque i muscoli dell'anca sono molto deboli, quindi anche gli esercizi con le mini band, quelli da mettere sotto le ginocchia, fare le camminate, squat allargando le ginocchia, vado a rinforzare
la muscolatura dell'anca che mi permette appunto di cercare di prevenire quando ricade un salto il valgismo che a volte può portare a brutte cose, insomma. Credo poi, no, che l'80% di questi lavori si possano anche fare prima dell'allenamento, magari in un angolo della palestra o in un corridoio, e quindi recuperare ulteriormente del tempo poi da dedicare agli aspetti tecnici. Assolutamente sì, è appunto ottimizzazione del tempo, quindi sfruttare anche il 10 minuti, 15 minuti di riscaldamento fuori dalla palestra, che magari è occupata, sfruttare per fare queste cose preventive e comunque lasciare spazio allo stretching nella parte finale, perché se devo fare stretching lo devo fare nella parte finale. Poi aprire un discorso sullo stretching ci vuole altri 3 giorni, quindi non lo apro, però fondamentalmente se uno ha bisogno di stretching può venire benissimo 20 minuti prima, si fa i suoi 5 minuti di stretching e poi si fa i suoi esercizi di attivazione. E questa cosa qui, secondo me, cosa non fare, non perdere tempo in riscaldamenti inutili. Simo, grazie di cuore, veramente sei stato molto molto pratico, che è l'aspetto che più chiedo. Capisco che per tutti voi preparatori, insomma, che per dare queste risposte dietro ci sono anni e anni di studi, di aggiornamenti, però è anche molto importante, credo, delle volte essere semplici, in modo tale che comunque tutto il vostro sapere si trasformi poi anche in esercizi pratici e in consigli pratici. Quindi grazie, e grazie a te. Ti aspettiamo anche te su coachfactor.it e buona settimana. www.coachfactor.it, il primo podcast italiano per allenatori, creato da allenatori.